È stata inaugurata a Nizza di Sicilia nuova sede ionica dell'IPD, uno spazio importante ricavato nel palazzo del Museo Risorgimentale gentilmente concesso e incomodato d'uso dall'amministrazione comunale. Per me oggi è un momento di grande gioia e di grande emozione. Non lo nascondo, noi come amministrazione abbiamo messo a disposizione i locali all'IPD, è un gesto piccolo ma un gesto fatto con il cuore, perché questi ragazzi meritano tanto, hanno diritto di esprimere le loro potenzialità mediante l'arte, mediante il disegno, mediante il ballo e spero che possano farlo in questa sede. Io ringrazio il Presidente, ringrazio tutti i soci e ringrazio le famiglie che si sono rese disponibili e hanno messo il loro impegno per sistemare questa sede. Noi come amministrazione saremo a loro completa disposizione. L'apertura della nuova sede è uno dei tanti traguardi che l'associazione, presieduta da Roberto Cazzone, ha raggiunto. Oggi che siamo a Nizza a questa inaugurazione, per noi è un momento importantissimo. Ringraziamo l'amministrazione che è stata molto sensibile e vediamo che in generale, un po' in tutta la provincia dove noi siamo, ci sono sempre più sensibilità. La presenza di una sede consentirà qui ai ragazzi di svolgere attività programmatiche sempre più incisive e sempre più finalizzate al loro percorso di autonomia. Non sono mancati durante l'inaugurazione momenti dedicati allo spettacolo, con l'esibizione dei ragazzi con sindrome di Down diretti al maestro Carmelo Coleti e del gruppo folcloristico Canterini della Riviera Ionica Melino Romolo.